Ciao a tutti amici dell'Olivo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi approfondiamo la forma di allevamento a vaso. Il vaso è una forma di allevamento largamente diffusa nell'olivicoltura italiana e presenta numerose varianti che riguardano principalmente l'inclinazione delle branche e la distribuzione della vegetazione intorno ad esse. Il concetto fondamentale del vaso è quello della ripartizione della vegetazione in più assi, che permette quindi all'olivo di espandersi in un maggior volume di chioma e quindi di usufruire di una maggiore illuminazione. La variante del vaso che ha trovato maggior interesse è quella del vaso policonico, costruito su un tronco di circa 1 metro, 1,20 m, è costituito appunto da 3 o 4 branche principali, che nel primo tratto hanno un'inclinazione di circa 40-45 gradi e poi assumono un'inclinazione vicina a quella verticale. Per l'ottenimento della forma a vaso si lascia crescere liberamente l'olivo per 2 o 3 anni, controllando lo sviluppo dei germogli lungo il tronco. A 1 metro, 1,20 m si individuano sull'asse principale i rami più vigorosi e meglio inseriti per la costituzione delle branche. Questi inizialmente devono crescere in direzione vicina a quella verticale e dovrebbero essere inclinati il più tardi possibile, cioè finché l'elasticità delle branche lo consente. Le branche inclinate si allungano fino a raggiungere la larghezza della chioma voluta e dopodiché si dirigono verso l'alto. Ogni branca principale è rivestita da branche fruttifere, la cui larghezza diminuisce dal basso verso l'alto, e quindi in questo modo si evita un eccessivo ombreggiamento reciproco. Le cime vengono sfoltite per garantire uno sviluppo anche delle parti più basse e viene mantenuta l'altezza massima di circa 4 metri attraverso i cosiddetti tagli di ritorno. Sulle parti delle branche principali inclinate devono essere evitati l'insorgenza di succhioni eccessivamente vigorosi, che tendono a creare un eccessivo ombreggiamento all'interno della chioma, senza apportare consistenti contributi alla fruttificazione. Le forme a vaso inoltre rispondono molto bene alla raccolta meccanica, ma è necessario raccorciare e fare in modo che le branche si irrigidiscano e evitare la presenza di eccessive pendaglie. Dal vaso policonico inoltre deriva il vaso cespugliato, che può essere costituito da 1 fino a 3 piante. Nel caso di un'unica pianta si arrivano ad avere fino a 6 o 7 branche, che si formano sul tronco a partire da un'altezza di 50-70 cm. Nel caso invece di 3 piante, le olive si piantano ai vertici di un triangolo equilatero di 1 metro di lato. Così si consegue un alto investimento di piante per ettaro. Tuttavia, la chioma si avvicina molto di più al terreno e quindi si facilita di molto la raccolta manuale. Inoltre, all'interpretazione di una rigida forma geometrica si va sostituendo il concetto di una maggiore libertà dell'albero. In questo modo, appunto, si limitano gli interventi di potatura, per cui vi è una maggiore elasticità sul numero delle branche, nella loro inclinazione e nel loro equilibrio reciproco, avvicinandosi sempre di più alle forme a globo. Amici dell'olivo, con questo è tutto. Come sempre, se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!